E ora cambiamo argomento, torniamo ad occuparci dell'avvertenza CPL perché questa mattina i lavoratori in assemblea hanno apprezzato l'intesa raggiunta martedì scorso a Roma per l'attivazione di ammortizzatori sociali per circa 300 di loro. I sindacati chiedono però ai nuovi vertici della cooperativa anche la presentazione di un vero e proprio piano industriale. Filippo Marelli. Erano oltre 150 dipendenti presenti e tutte le 15 sedi distaccate sul territorio nazionale erano collegate in videoconferenza. Assemblea con i lavoratori questa mattina alla CPL di Concordia. Sul tavolo l'accordo raggiunto il 1 settembre a Roma tra i sindacati metalmeccanici ed edili di CGL, CISL e UIL e la direzione nazionale aziendale di CPL sulla cassa di integrazione guadagni straordinaria. La reazione dell'Assemblea è stata un'azione molto positiva. L'accordo al Ministero del 1 di settembre prevede una cassa integrazione per crisi per 300 lavoratori che sono in funzioni non soggette all'interdittiva antimafia. E in quell'accordo l'azienda si è impegnata a fare una rotazione più equa possibile nelle funzioni fungibili che hanno all'interno di quell'impresa e l'azienda darà alle normali scadenze anticipazione della cassa integrazione guadagni. Oggi però dall'altra parte abbiamo bisogno in tempi rapidi di dar copertura con un ammortizzatore altrettanto nazionale per quei lavoratori che sono invece soggetti all'interdittiva antimafia. Ma qual è lo stato di salute di CPL e le prospettive per i 1250 dipendenti dell'azienda sul territorio nazionale? I sindacati hanno chiesto un piano industriale. È uno stato di salute sicuramente in crisi. Sul futuro noi abbiamo chiesto di poter avere un piano industriale. L'azienda si è impegnata a farci avere un piano industriale entro metà di ottobre, anche perché adesso stiamo affrontando la situazione attuale con ammortizzatori sociali per tutelare i lavoratori, ma non interessa sapere come intende l'azienda uscire dalla crisi e soprattutto come l'azienda intende rilanciarsi.